Ciao amici, sapete che abbiamo un alleato fresco e goloso contro la cellulite? Hanno scoperto che il gelato combatte la cellulite? Beh, quasi. Tra parentesi, il gelato dimagrante esiste, ne ho parlato in questo video. Contro la cellulite e la ritenzione idrica possiamo bere i frullati. Per gustare qualcosa di fresco e goloso, invece di accumulare altro grasso con bibite zuccherose o gelati industriali, meglio goderci un frullato trendy e sano, amico della linea e nemico della cellulite. E come si fa? Ecco le mie ricette preferite. Adesso vi faccio vedere le mie tre ricette preferite di frullati anticellulite, light, drenanti, dimagranti, ma senza zuccheri che non rovinano la linea, anzi danno energia. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace, tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco come preparo i miei frullati. 1. Banana e melone. Il perfetto frullato drenante e amico della pelle si fa con banana e melone. Per una persona frullare una banana e una fetta di melone con latte vegetale. Io per i frullati adoro il latte di riso. La vitamina A, vitamina C antiossidante, vitamina B6, calcio, iodio e potassio combattono la ritenzione e contrastano la pelle a buccia d'arancia. 2. Mirtilli e pompelmo rosa. Rinfrescante e stimolante, il frullato mirtilli e pompelmo rosa è una vera delizia. Frullare una manciata di mirtilli in un bicchiere di succo di pompelmo rosa. Gli antociani antiossidanti dei mirtilli proteggono il collagene e il tessuto connettivo compromessi dalla cellulite. La vitamina C e il licopene contenuti nel pompelmo rosa contrastano i radicali liberi e sbloccano il metabolismo. E se voglio peccare, fallo in modo trendy e sano. Così, 3. Cioccolato e pepe di Cayenne. Questo frullato esotico ha un potere bruciagrassi straordinario grazie alla capsaicina piccante e alla teobromina, la molecola antiossidante del cacao. Si prepara mescolando un cucchiaio di cacao amaro in polvere e una punta di cucchiaino di pepe di Cayenne con il vostro latte vegetale preferito. Mi raccomando, sia il cacao che il latte vegetale devono essere senza zuccheri aggiunti, altrimenti roviniamo il potere bruciagrassi del frullato senza nemmeno accorgercene. Per questo bisogna leggere le etichette, sempre. Beveteli ogni giorno, abbinateli allo sport e a una dieta sana e la cellulite potrebbe sparire in meno di un mese. Per ottenere il massimo dei benefici, bevete questi frullati a rotazione durante la settimana, nei vari momenti della giornata. Al mattino o come spuntino, ma anche dopo pranzo o dopo cena se la frutta non vi crea problemi digestivi. Se volete altre ricette, in descrizione c'è il link al mio sito dove trovate queste e altre golosità anticellulite. Oppure potete leggere il mio ebook Frullatoni risolutivi per dimagrire con gusto ogni giorno. Ora iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche cliccando la campanella qui sotto e abbonatevi per sostenere il mio canale e accedere a contenuti esclusivi per gli abbonati. Bevi sano e dimagrisci!